sveglia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Ma buongiorno cari telespettatori, ma che bello rincontrarvi oggi lunedì 18 aprile, ma avete visto che giornate, ma quanto sole è arrivato, proprio la temperatura ha fatto uno sbalzo incredibile e noi ci deliziamo di questa temperatura gradevolissima, meno male, ma che i prati cominciano a fiorire, cominciano a vedersi i veri colori della primavera. Voglio fare dei saluti all'International Artist di Franco e Mimmo Catulea, a Elio Color, alla regia Damiano Cocchieri, alla regia audio Carlo Oliva, assistenti di studio Lucy Fish, un saluto prestigioso a Mattia Pagliarullo, dottor Mattia Cucciolina, gmail.com. Andiamo in pubblicità e poi vi presento l'ospite di questo lunedì. A presto, un attimino, arriviamo subito. Al Buddha Bar Revolution, un bellissimo locale dove il mercoledì sera c'è un apericena fantastico, dove si possono degustare delle eccellenti birre, e il venerdì sera su prenotazione paella o frittura mista di pesce. Mi raccomando, non mancate. Un saluto a Grazia e Claudio. Sport for You, offriamo un completo spazio per lo sviluppo e allenamento fisico. Abbiamo un'area di allenamento cardiotonico, una zona di yoga, Pilates e un'area di macchine per allenamento muscolare e 4 sale corsi dedicate. Contiamo su di una squadra di professionisti pronta a sviluppare un programma che si adatta alle tue richieste e che ti aiuta a raggiungere il tuo obiettivo di allenamento. Inoltre abbiamo esperti terapeutici, fisici, energetici ed alimentari disponibili per sessioni di massaggi e felici di darvi un'assistenza superlativa. Alba Trasporti, una realtà che più da 15 anni è nel settore dei trasporti, dove la serietà e la professionalità e la puntualità, qualità e prezzo non ci sono paragone. Mi raccomando, contattateli perché sono i numeri uno. Ciao Victor! Al Queen, Queen Sky, certo, la nuova realtà del Queen, una mega discoteca dove tutti i fine settimana, dal latinoamericano alle band più prestigiose, vi faranno divertire un casino. Un saluto prestigioso a Roberta ed Elena. Go Hair, salone di bellezza qui a Brescia, uno in via 25 aprile 46 barra A e l'altro in via Vittorio Emanuele 40, dove chiaramente in questo mese di aprile ci sarà la promozione, un trattamento anticaduta. Grande Olga! Pegaso Bar, una bellissima realtà dove tutte le sere c'è un ottimo happy hour dove si possono degustare un sacco di cose buone e il fine settimana una pericena con grandi sorprese. Ciao Giancarlo! Ma ben ritrovati in studio, ma che bello! Bene, oggi lunedì, come l'ho già detto, 18 aprile, sono molto contento oggi di dare spazio a un personaggio che conosco da tempo. Un po' di tempo fa lo incontrai in un locale e mi chiese se poteva partecipare alla valigia degli artisti. Io rimasi un po' stupito perché gli dissi: ma perché, cosa fai di bello per venire alla valigia? Noi diamo spazio, come sapete, diamo spazio a tutti, a aspiranti attori, registi, modelli, cantanti, interpreti, diciamo tutto quello che è arte. Noi fa molto piacere poterlo presentare qui. E niente, lui mi disse che scriveva canzoni, fa inediti, è nato a Milano, 40 anni, è nativo da 2 anni, fa molte serate. Adesso ve lo presento subito, si chiama Marco Palermo. Ciao a tutti, buona giornata. Come stai Marco? Bene, bene, grazie. Che piacere incontrarti. Sì, veramente, sono contento di essere qua. Però questa cosa qui non me l'aspettavo, questa new entry proprio, che tu facevi questi inediti e quant'altro. Sì. E poi tra l'altro quando ci siamo incontrati, quella famosa serata, mi hai mandato subito il giorno successivo 2 brani così d'ascolto, un pronto ascolto, e devo dire che niente male. Poi apprezzo molto l'inedito. Quando è partita questa tua avventura nel fare gli inediti? Ma allora, questa mia avventura è partita in un concorso ad Antegnate dove io sono stato scelto per interpretare questi 2 pezzi che non ho scritto io, ma sono nato come interprete. Poi dopo, strada facendo, ho voluto iniziare a scrivere i miei pezzi, ad arrangiarli tramite l'aiuto del produttore, che è Ezio Paloschi, dell'Out Recording Studio. Beh, salutiamo Ezio Paloschi allora, voglio dire, le persone che aiutano bisogna sempre salutarle. Grazie, grazie, molto gentile. E con l'appoggio anche di Mario Dalla Stella, salutiamo che anche lui. Chitarrista, è stato chitarrista di Battiato. Battiato, ecco, infatti sì. Era un nome che non mi era nuovo. E dei Panda, ma i Panda è un gruppo storico. Gruppo storico, certo, certo.
Bene, e quando allora hai messo in piedi questi inediti, tu fai il musicista o c'è qualcuno che ti fa le basi musicali e tu fai le melodie e scrivi i testi? No, la metrica vocale, ovvero? Io diciamo che scrivo i testi, poi mi occupo insieme al mio maestro di canto di affinare la melodia e poi... La melodia e il testo viene lavorato dagli arrangiatori. Ah, ok. Sto cioè cercando. Uno staff, Sì, diciamo che ho creato un team di lavoro che mi porta a completare le canzoni anche se non sono capace di suonare, insomma. Beh, ma tante volte, guarda, che un poeta non, magari non sa suonare uno strumento, però scrive delle cose eccezionali. Sto imparando qualcosina con la tastiera, però per riuscire a fare un arrangiamento bisogna essere, insomma... Ma vedete, cari telespettatori, non è facile. Ma la valigia degli artisti, ma chi se ne frega se uno non suona uno strumento? Ma poi quando uno sa abbinare le idee con la musica, è un artista, perché non è che possiamo stare qua a giocarci troppo con le parole, perché non è da tutti chiaramente riuscire a sviluppare un'idea su una musica. Cioè, io adoro i rapper che riescono a scrivere delle cose straordinarie su delle basi così, magari senza troppa lavorazione dietro, però la differenza la fa la metrica vocale e il testo, è la cosa più importante. Io so che per esempio tu fai delle serate di musica dal vivo, la tua attrezzatura, lavori in vari locali dove fai il karaoke, fai manifestazioni e quant'altro. Che strutturano molto. Io lo dico sempre, ragazzi, se volete veramente intraprendere diciamo questa avventura del mondo della musica, bisogna fare le serate, tante serate, perché le serate ti strutturano, ti rendono più sicuro innanzitutto, e poi impari a stare su un palcoscenico, che non è una cosa da poco. Tu quante, per esempio, so che sei nativo da 2 anni, ma già hai 80 serate l'anno. Sì, perciò vuol dire abbastanza. Che una alla un paio alla settimana le fai, perciò non è poco. O come conduttore di karaoke, dove cerco di cantare anche, non è che passo solo il microfono, oppure partecipo a varie manifestazioni, sono andato al Sanremo Music Hour, sono finito in finale a Sanremo. Bello! Ho cantato all'Expo, ho cantato prima della riunione dei Nomadi. Wow! E saluto una persona carissima, Beppe Carletti, che ci siamo visti un botto di volte. Grande Beppe! Sempre una persona che ricordo con tanto affetto, umilissima, gentilissima e una persona molto educata. Sì, ecco. È stato un bel appuntamento, sono andato a San Marino... diciamo che è stata la riunione della prima band, non di quella attuale, di quella che è stata fondatore con Maggi e altri componenti che sono venuti ad aggiungersi. Poi dopo ho fatto anche un controfestival dove sono arrivato in finale e inizialmente sono partito come interprete e continuo a fare l'interprete dei pezzi. E qual è il tuo artista che ti piace di più interpretare? Qual è l'artista che interpreti al meglio? Perché ognuno di noi ha un idolo, no? Cioè non possiamo negarcelo, non possiamo negarlo, pardon. Sì, certo. Io per esempio sono patito, lo dico spesso, di Franco Califano, però non disdegno Vasco Rossi, non disdegno chiaramente Jim Morrison, per dirti. Il tuo idolo chi è? Ma io come tipo di musica vorrei avvicinarmi molto ai Negrita, anche se vocalmente, perché ognuno ha il proprio timbro, mi viene più semplice cantare un Ligabue, un Ruggeri, sono timbri più affini ai miei, no? Certo. Però la musica dei Negrita mi è sempre piaciuta molto. Beh, i Negrita sono una band, adesso magari sono un po' in lavorazione, perché è un po' di tempo che sono, tra virgolette, in silenzio, magari stanno facendo un sacco di serate, chiaramente loro sono toscani, se non erro, no? Giusto? I Negrita sono della Toscana, se non sbaglio. Sì, sono di Firenze, se non erro. Sicuramente magari sono a fare un sacco di serate. Senti, poi stai preparando anche un terzo inedito, perciò raccontaci un pochettino. Sì, sto preparando più che un terzo inedito, ne sto preparando 3 contemporaneamente. Ah. Cioè, sto cercando di creare un pacchetto, perché l'idea è quella di cantare le 2 canzoni che ho interpretato più aggiungere le mie, per arrivare alla fine, quando riuscirò, perché devono essere arrangiate, costruite in una certa maniera, a fare un disco alla fine. Beh, un disco ci vogliono almeno, guarda, almeno minimo una decina di tracce ci vogliono. Per avere, che poi io lo dico sempre, c'è la hit, è certo che c'è la hit che serve per vendere, ma tante volte la traccia 6 di un CD è quella più bella dell'album. Perché io ho riscontrato in vari album, io ascolto un sacco di musica, ho riscontrato in vari artisti che magari la canzone 4
è la più bella dell'album, però magari è la prima, è quella che vende di più, che fa vendere. Esiste. Chiaramente c'è molto più, si punta molto di più su quel brano. Sì, ecco. Esistono due modi di farle queste canzoni, almeno nella mia ottica. Esiste la canzone commerciale come quella che porto questa sera, esiste la canzone più introspettiva, più di animo, che magari è la traccia appunto 6-8 che viene dopo. Però bisogna, secondo me, mixare le due cose. Certo. O uno veramente ha delle carte potenti da giocare, è un vero cantautore di nicchia, oppure magari mettere insieme qualche canzone allegra con qualcosa di più, ripeto, introspettivo, di più profondo, può aiutare magari ad arrivare, perché comunque fare un disco con 10 tracce, come posso dire, intense a livello sentimentale, a livello introspettivo, senza avere una canzone importante, orecchiabile, certo, diventa difficile, no? Tanti hanno fatto successo. Ma guarda che io lo ripeto spesso alla valigia degli artisti, che i brani che hanno avuto maggiore successo di vari artisti hanno scritti in 4 minuti. Cioè, I Maschi, di Gianna Nannini, l'ha scritta in 5 minuti, è diventato un successo strepitoso. Negli anni 80 era tra fotoromanzo, I Maschi erano proprio delle canzoni meravigliose di questa grande artista. Bene, io adesso so che tu ci presenti una canzone. Sì, Una vita più nuova. Una vita più nuova. Dei due inediti che ho pubblicato in discografia italiana sugli store digitali, tipo iTunes, Deezer, Believe, sono scaricabili. Bene, allora, niente. Cari telespettatori, quest'oggi alla valigia degli artisti, Marco Palermo ci presenta Una vita più nuova. Questo è il gelato. Grazie, vai, ti lascio la scena, prego. Sono come petali che cadono, le tue parole dette al vento, dette a niente come al solito. Ci son cascato pure io, ma dentro l'illusione che hai creato nel mio io, appropriata dei miei spazi, dei miei sogni, dei miei pianti, di tutto il mio tempo, e lo sai. Secco mi è scalfito dentro al cuore, il tuo amore è stato solo come spine senza rose, solo nullità. Ma io sono sempre qua, ma tu dove chissà. Andare in cima a un grattacielo e buttare giù di sotto tutto quello che sei stato, tutto quello che mi hai dato. Mare blu, anche solo più solo, ma senza di te. Poeta che mi faccia sognare.
Bravo Palermo, ma che meraviglia, sediamoci un attimino. Beh, ma è una canzone molto carina questa qua, è una canzone molto orecchiata, vi dicevo, boh, sì, io, sì. Beh, ma... lì, cioè, ascolti un paio di volte e ti rimane... Sì, sì, io, un bel ritornello, poi tutti vogliono una vita più nuova, no? Beh, dove amare non è cadere, tanti mi dicono, voglio anch'io una vita più nuova, no? Beh, cavoli, la vorrei anch'io, tante volte mando anch'io dei post su Facebook, se tornassi a questa età, quante cose, per il desiderio magari di avere una vita più nuova, ce l'abbiamo tutti questo desiderio, lo vogliamo, lo desideriamo, perché è importante, perché ormai abbiamo già scoperto come funziona la vita, averla più nuova... Sì, non si ricade nei soliti errori, magari. Bella, piace molto il testo. Interessante. Molto interessante, devo dire la verità. Senti, dove ti esibisci in questi giorni? Magari dai degli indirizzi Facebook. Ma adesso, domani sera dovrei essere allo Speakeasy a Rozzano. Oh, un salutelo al grande Angelo. Ciao Angelo, ti vengo a trovare un giorno di questi, mi raccomando. Poi il 1° maggio a Cividate al Piano, facciamo una riunione con l'etichetta discografica dove c'è una festa e il 25 aprile vabbè, sono a cantare insieme al mio maestro di canto a un matrimonio, poi ci sono tante date che... Beh, ma dove possono queste informazioni, dove possono saperle? Cioè, magari i tuoi fan, per ora, amici, i telespettatori? Per ora su Facebook. Dai l'indirizzo mail dove possono contattarti. Se volete seguire un po' me e anche altri artisti, dovete iscrivervi a un gruppo che si chiama Marco Palermo Group, dove vari artisti pubblicano le loro canzoni. Ho creato insieme a una cara amica che è stata qui, che si chiama Stefania Sant'Angelo. Grande Stefania! Un bacio, sei la numero uno, grazie. Un gruppo. No, perché noi abbiamo fatto la puntata, il 4 aprile, se non erro, abbiamo fatto la puntata con l'omaggio al caro Califano, che il 30 di marzo erano 3 anni dalla scomparsa. Perciò lei ha cantato 2 canzoni di Mia Martini. L'ho vista scritto, la puntata. L'hai vista la puntata, certo, grandissima, la puntata. Veramente. Niente, allora stavi dicendo... Che abbiamo aperto questo gruppo insieme e condividiamo noi e altri artisti che creano inediti o che dei rapper, chi comunque si iscrive, ha la possibilità di inserire le proprie canzoni. Sta diventando un gruppo che cresce perché Bene. È stato fatto... da artisti per artisti, insomma, senza nessun scopo di lucro, senza niente. Lì vengono pubblicate un po' di cose, un po' di eventi. Beh, se c'è qualche discografico, qualche personaggio che ha sentito la canzone, gli può interessare, potete contattare Marco Palermo. Sì. Allora io ti chiedo gentilmente di rimanere qui, perché adesso mandiamo la pubblicità, poi ci torniamo per i saluti. La pubblicità, la valigia della pubblicità. Al Buddha Bar Revolution, un bellissimo locale dove il mercoledì sera c'è un apericena fantastico, dove si possono degustare delle eccellenti birre, e il venerdì sera su prenotazione paella o frittura mista di pesce. Mi raccomando, non mancate. Un saluto a Grazia e Claudio. Sport for You, offriamo un completo spazio per lo sviluppo e allenamento fisico. Abbiamo un'area di allenamento cardiotonico, una zona di yoga, Pilates e un'area di macchine per allenamento muscolare e 4 sale corsi dedicate. Contiamo su di una squadra di professionisti pronta a sviluppare un programma che si adatta alle tue richieste e che ti aiuta a raggiungere il tuo obiettivo di allenamento. Inoltre abbiamo esperti terapeutici, fisici, energetici ed alimentari disponibili per sessioni di massaggi e felici di darvi un'assistenza superlativa. Alba Trasporti, una realtà che più da 15 anni è nel settore dei trasporti, dove la serietà e la professionalità e la puntualità, qualità e prezzo, non ci sono paragone. Mi raccomando, contattateli perché sono i numeri uno. Ciao Victor! Al Queen Sky, certo, la nuova realtà del Queen, una mega discoteca dove tutti i fine settimana, dal latinoamericano alle band più prestigiose, vi faranno divertire un casino. Un saluto prestigioso a Roberta ed Elena. Go Hair, salone di bellezza qui a Brescia, uno in via 25 aprile 46/A e l'altro in via Vittorio Emanuele 40, dove chiaramente in questo mese di aprile ci sarà la promozione, un trattamento anticaduta. Grande Olga!
Pegaso Bar, una bellissima realtà dove tutte le sere c'è un ottimo happy hour dove si possono degustare un sacco di cose buone. E il fine settimana una pericena con grandi sorprese. Ciao Giancarlo! Oh, ben ritrovati in studio. Volevo ringraziare a Marco Palermo di essere stato, di aver accettato l'invito, anzi, sono stato onorato di averti qua. Io ringrazio voi. Ecco, grazie. Mi raccomando, tieni botta perché qualcosa si muove. Ringraziamo chi, cari telespettatori, siamo arrivati al termine della puntata di lunedì della Valigia degli Artisti. Volevo ringraziare l'International Artist e dargli un abbraccio forte al caro Franco, a Mimmo chiaramente, a Elio Color per le gigantografie, un saluto a Damiano Conchiere alla regia, alla regia audio Carlo Oliva, assistente di studio Lucy Fish, certo, e un saluto a Mattia Paiarulo, dottor Mattia @gmail.com. Noi ci vediamo domani con un altro grande ospite, grandissima ospite, ciao a tutti, ciao. Già sul letto è quella di un lungo viaggio e tu senza dir niente hai trovato il coraggio.